Edit è un nuovo locale multifunzione e incubatore gastronomico inaugurato a Torino negli spazi della ex fabbrica Incet. E nel Brain ha lavorato con lo studio Yet Matilde, responsabile del progetto architettonico per l'ottimizzazione dei consumi energetici ed in particolare per la realizzazione del Building Management System, il sistema di controllo dell'edificio. Il lavoro è partito da uno studio della user experience operato sul campo e dalla definizione di una serie di user stories. L'elenco dei requisiti del sistema, considerati dal punto di vista dell'utente finale, ovvero il personale incaricato della gestione giornaliera dell'edificio. La definizione dei requisiti ha quindi permesso di progettare il flusso ideale dell'interazione con la piattaforma, visualizzato sotto forma di flowchart e i wireframe grafici dell'interfaccia. Dall'immagine coordinata del progetto, realizzata da Yet Matilde, sono stati estratti gli stili di carattere, le illustrazioni e i colori per andare a definire un design system, ovvero il set di componenti grafici modulari che vengono assemblati per costruire l'interfaccia. Questa è stata quindi disegnata secondo il flusso stabilito e simulata grazie ad un prototipo interattivo. Una volta sottoposto al cliente e aggiornato secondo il suo feedback, il prototipo è stato passato al team di sviluppo per la programmazione finale. L'interfaccia, installata su appositi schermi touch e tablet all'interno dell'edificio, prevede l'accesso del personale tramite username e password. L'amministratore, dotato di permessi specifici, può creare, modificare ed eliminare gli account degli altri membri del personale. Una volta eseguito l'accesso, si ha una panoramica dell'edificio, suddiviso per aree. È possibile selezionare un'area specifica per controllare gli impianti, oppure tutto il piano. I livelli di illuminazione sono scanditi da fasce orarie giornaliere, alle quali è possibile assegnare un determinato scenario, ovvero un insieme di controlli preimpostati. Ogni scenario è a sua volta modificabile. L'utente può regolare l'intensità di ogni singolo punto luce e allo stesso modo la climatizzazione e gli altri eventuali controlli disponibili. È possibile poi creare degli eventi specifici che richiedono l'attivazione di un certo scenario scegliendo la data, l'orario e il tipo di ricorrenza. Infine, da ogni schermata dell'applicazione è possibile monitorare e ricevere gli eventuali allarmi rilevati nell'edificio e, dalla schermata iniziale, anche senza bisogno di effettuare l'accesso, attivare velocemente uno scenario dedicato in caso di emergenza.